Buon pomeriggio a tutti, eccoci a un nuovo episodio di Gimplotti. Ragazzi, di cosa vogliamo parlare stasera? Io ho una teoria del Una complotto bella a cui penso da un paio di giorni. Quindi, come facciamo spesso? Anzi, spesso. Solamente un episodio. No, due episodi non sono stati in demolizione. Sì, Maya e coronavirus. Maya stava morendo. In problema. Ah, non lo Stavo so, sono troppo morendo. indecisa. Oh, non guardate. Non guardate. Vabbè, ciao. Cambio stanza. Allora. Io ci penso da quando abbiamo avuto il medico o il futuro medico come ospite. Lei sa come sono 2-3 centimetri? No, sta scherzando. Io ho fatto la mia scelta. Chissà che stavolta Lo facciamo dice un tutti. numero per cortesia, effettivamente. Due. Facciamo tutti la stessa scelta, mi sa, questo No, giro. no, 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 no. Quindi numero 2 abbiamo detto, Suspense. quello del mezzo. Questa è la sua, quella del Aspetta, aspetta, mezzo. aspetta, vediamo gli eliminati. Non si fa, non è questo. Vediamo gli eliminati. Quello è quello scelto, non Sì. asciutto. Quello asciutto. Io ho Ah, scritto già, è vero, no, allora è diverso. Sindrome. sindrome di Morgellons, Morghello, non me Ah, lo ricordo. quello è un R. Ok. Sembrava un N. E O allora, forse Monghello, non mi ricordo come ah, si chiama. ok. È una sindrome. Questa è la mia. È uscito il mio. Sì, è uscito il Questo è tuo. Novax Vaccini. Vediamo Esatto, ed è cosa ha il mio. scritto. Ma non so se. Madonna. No, no, Ha no. uscito Non iniziare qualche con. altra cosa la Pippo Franco. No, no, è la teoria che c'è. Che teoria è? È Sono tre decifrabile. lettere. Ma che. Ma che cos'è? Non lo Io non lo so come si sappiamo legge! niente. Scusate, scusate. Che cosa c'è scritto qua? Cioè, Cos'è arabo? io lo leggo anche al contrario. Geroglifico? Ma cos'è? JFK. JFK. Ah, quella è una J? JFK. Mi gusta. Ragazzi, I su complotti JFK sulla morte di. troveremo la qualunque cosa. Cioè, sono. Cioè, sarà difficile trovare un video di 20 minuti, perché sono tipo di 3 ore. Penso di Ci sì. proveremo. Le parole pure di Presidente. Crochet. Il Vabbè, Presidente. direi. Beh. Proiettile. Attentato? Contro chi erano Russi. all'epoca gli americani? I russi erano, giusto? Russia. Ok, Sovietici. mettiamo sovietici assieme a servizi segreti. Ecco, i servizi in segreti. generale, perché non mi ricordo, forse c'è qualcuno che Servizi. pensa sia stato sempre i servizi segreti Sì, americani. quello non lo ricordo altro. Ricordiamo gli amici da casa che Cecchino. a JFK è stato intitolato l'aeroporto di New York. Cecchino, quindi detto. Dallas. Ah, Io sono Dallas. arrivato a JFK perché in un film degli X-Men, Magneto, è lui che dice di aver assassinato JFK. JFK. Scorta. Segui, non lo so, segui. Scorta insieme a bodyguards. Ha trovato una Ma almeno ho prova scoperto una volta. borderline, quello che ho cercato io. Cioè. Marilyn Monroe. Perché loro avevano Sì, a che fare. cos'era? Happy birthday, Mr. President. Ma non solo con lui, ma anche con suo fratello. C'è stato troppo intrallazzo con Allora, Marilyn. mettiamo Marilyn Monroe. Facciamo Marilyn Monroe che vale anche per moglie. A chi esce prima? Vabbè, sì. Auto? Auto. Molto bene, ragazzi. Ora noi trascriveremo tutte cose qua e ci vedremo Cioè, tra io un secondo. trascriverò Perché lei ha tutto. una bella grafia. Cioè. Abbiamo trovato un video di 12 minuti, quindi molto probabilmente, come già abbiamo fatto in altre occasioni, magari forse ci vedremo un altro se non siamo soddisfatti dei sciottini che abbiamo bevuto. Il video si chiama Come non l'avete mai visto, l'assassinio di Kennedy, caricato un anno fa da un certo Il Mistero è servito, tipo il pranzo è Stavo servito. pensando la stessa cosa. Possiamo iniziare? Ciao! Vai! Fatta con Windows Movie Maker, sicuro. È troppo scatto. Fatta con PowerPoint, sicuro. Bravo. Fatta con PowerPoint. I Kennedy arrivarono a Dallas il 22 novembre 1963. Vai, Dallas, Dallas! C'era una grande aspettativa fra la gente e la stampa. Velocissimi, ragazzi! Tutto sembrava normale all'arrivo del presidente all'aeroporto in quel Presidente!
sfortunato. A me l'avevo già girato, lo bevo io perché ero in fallo. Furono presentati ai dignitari locali e statali. Tutto sembrava normale mentre il presidente e la first lady salutavano le persone. Mannaggia, tutto funzionava secondo il protocollo di ricezione. Troppo veloce! Del ricevimento. Era un lavoro normale anche per i guardaspalle che proteggevano i movimenti del presidente e della gente. Ma voi non è guardaspalle, non è colpa mia! Aspetta, sto ingoiando! Tutto sembrava normale, mentre la limousine presidenziale iniziò il suo viaggio. Tutto sembrava normale fino a questo momento. Sì. Cosa sta accadendo tra i membri della scorta? Vabbè, se guardiamo la scorta... Analizziamo queste immagini. Okay. Sono una delle chiavi per capire questo colpo di stato coperto. Attentato, non vale. Osservate attentamente la reazione insistente del guardaspalle più vicino al presidente. Gli ordinano di abbandonare la sua posizione. Non può che mostrare la sua sorpresa e disapprovazione dal momento che la musina del presidente rimase esposta e solitaria. E il presidente anche, chiaramente. Concentra l'attenzione sulla parte sinistra. La freccia indica l'agente segreto Roberts, che era responsabile della scorta del presidente. L'agente Roberts ordina al guardaspalle più importante di Kennedy di abbandonare la sua posizione. Abbiamo capito! Osservate anche la confusione che crea questo ordine nel resto degli agenti. Il guardaspalle, che dovrebbe comportarsi come scudo umano davanti all'eventualità, rimane totalmente perplesso e in tre occasioni alza le braccia in segno di disapprovazione. No! Questo non dovrebbe essere il comportamento da seguire dall'agenzia che esegue il lavoro di proteggere il presidente routinariamente. Si tratta di un accerchiamento in tutta regola, la cronaca di una morte annunciata, di un assassinio annunciato. Annunciato da chi? Passiamo ora ad analizzare la traiettoria seguita dalla limousine del presidente. Una volta dentro a Dallas, il viaggio finale finisce verso l'imboscata. Questi fotogrammi sono stati catturati diversi minuti prima. Il suo autore lo donò 50 anni dopo del fatto. La limousine sfilò per la strada principale della città seguendo una evidente e necessaria linea retta. Inesorabile, doveva fare zig zag. Non ho capito niente. Poi questi voice over fatti... Vediamo cosa dicono queste immagini. Non credo. Cioè, possiamo osservare qualche minuto prima il copilota della limousine dare il colpo di grazia al presidente se i cecchini avessero fallito. Cecchini. Vediamo la prospettiva che aveva. Ma no, mi fumate il bicchiere! Non aveva nessun impedimento perché i cristalli posteriori non stavano passati precedentemente. Guardate il cristallo che proteggeva Jacqueline. E in cambio quello del presidente era stato ritirato. Ma era il cristallo della... Il cristallo di Luna! Senza nessun impedimento. Il potere del cristallo di Luna! Vieni a me! Impedimento fisico umano, senza nessun ostacolo. Il cappotto del presidente era chiaramente sollevato. Era la bomba, mischino! Dettaglio che smonta la commissione Warren, poiché le ferite, le proiettili nel suo... No, ragazzi, no, no, no! Il corpo non coincide sorprendentemente fuori da ogni logica quando arrivò a Delhi Plus la caravana presidenziale para metterse del hielo nella bocca e finisce nella bocca del lupo, viene deviata senza guardia a spalle, senza cristalli di sicurezza a 10 km ora e senza nessuna vigilanza. Il fuoco incrociato era garantito. Ma che l'ha detto?
era libero e garantito. Non con una linea, garantito. Una linea rossa, garantito. Ciao, il caso è chiuso. Franzo Bruter, utilizzando la macchina fotografica ordinaria, catturò uno dei momenti più importanti nella storia. Esperti di analisi fotografiche hanno analizzato meticolosamente tutti i fotogrammi di questo filmato. E cosa c'era? Bella macchina. La limousine. Tutti i fotogrammi di quella mattina. O Magni. Facciamo un meticoloso, preciso sguardo e preciso. La limousine fa la sua comparsa nella piazza. Ragazzi, sono veramente attonito. Possibile primo sparo fallito. Kennedy girò la testa a sinistra, come si può vedere. Ha ascoltato qualcosa, ha sentito qualcosa. Ma la voleva togliere. Espressioni di intenso dolore. Ma dove? Dolore si rende evidente. Sui due. Sono evidenti sui due. Jacqueline nota la situazione, si rende conto. Osserva con incredulità quello che sta avvenendo. Ma dove lo vedi? Vede che il sangue scorre dalle ferite del marito. Si vede benissimo. Si vede benissimo. Ragazzi, non vedo niente. Ma già poi hanno sparato. Ho capito. Ma tu lo vedi il sangue? Ci deve essere. Ci deve essere. Vabbè, c'è sangue, c'è sangue, sangue, sangue. È tipo cacciata di fondata. Ora si è visto. Ora si è visto male, bruttissimo. Ora si è visto. No, questo è stato il colpo finale. Il colpo fatale colpisce la parte posteriore dell'occipitale destro. Il nodo reticolare collegato con il nodo occipitale. Uno colpo frontale, poiché la parte posteriore non subisce danni. Oswald non poteva essere stato. Non poteva essere stato, sì, caro. La forza del tiro spinge perfettamente indietro la testa e il corpo del presidente crolla a sinistra. Ma vorrei vedere te con un proiettore al cervello. Ah, lo so perché. Chi lo ha fatto dunque? Hai capito? Non quello che meno sospettate. Una volta eseguito il primo colpo, ambo i conduttori si girano per vedere se il presidente è ancora vivo oppure no. Concentriamo la nostra attenzione sul pilota, sul guidatore. L'autista cambia di mano e prende il volante con la destra, in modo che si può prendere la pistola con la mano sinistra e rifinire il lavoro. L'autista si gira in due occasioni, la seconda con molta più attenzione. Guardiamo questa intenzionalità in una svolta improvvisa. Dopo un primo giro, quando l'autista si rende conto che il presidente è ancora vivo, l'atto secondo si gira, spara e immediatamente dopo gira la testa in avanti. Nel primo giro mantiene lo sguardo perché valuta la situazione. Nel secondo giro attua immediatamente perché sa perfettamente quali sono i suoi ordini. La prima svolta, il primo giro è guardare. Nel secondo deve puntare la pistola e gira anche la spalla. Ma non è normale che è una pistola, è un agente segreto. Concentrare l'attenzione sulla mano sinistra dell'autore e sui suoi strani movimenti. Chi c'è dietro tutto questo? Gli stessi che controllano il nostro presente, quelli che ci condurranno al futuro attraverso le bugie e la falsa democrazia. Ah, ecco la manina. Guardate la traiettoria guardate la traiettoria ideale per un mancino. Tutti l'hanno visto tranne i testimoni diretti. Morirono 18 testimoni, una probabilità di 1 su 300 milioni. Nessuno lo vide tranne alcuni testimoni diretti, sono tutti morti. Ecco la manina. Ma dov'è la manina? Me vedo un puntino. Non lo so, ragazzi. Jacqueline Kennedy, sapendo perfettamente da dove viene il colpo, cerca di scappare, non per raccogliere il cervello. In un atto riflesso intuitivo, se lo sparo fosse provenuto da fuori dalla macchina, la cosa logica è che si sarebbe accasciata e nascosta. Ci hanno sempre detto che raccoglieva i pezzi del cervello, ma non è così.
cosa hai detto? Cioè? Ma scusa, ma che cosa era sto complotto? Che cosa ci voleva comunicare? Cosa voleva dirci? Ragazzi, ok. Che cos'è che... Cos'era io direi di finirla qua. 6 su 9. Ok, io devo dire due cose. Flash sto video. Controlliamo i punti, ma mi sa che ho perso... Oh, occhio! Ah, spara a lei. Certo, e poi raccoglio. E chi è che raccoglie i pezzi del mio cervello? Avete sparato? Sì. Non mi giro perché sennò sono nel complotto. E tu sei nel complotto, devi girare, devi prendere l'altra pistola in caso di... Esatto. Con la mano smancina? Smancina, perché tu sei smancino, mi pare. Io c'ho la manuale. Psh, 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 psh. Questa è un po' Quindi aspetta, cosa stai facendo? Ora cosa mi hai colpito? L'occipitale destro, dopo occipitale destro. Però qualunque cosa mi hai colpito, tu devi fare una cosa. Devo raccogliere pezzi del cervello. Dovete andare sul sedile posteriore e raccogliere tutti quei pezzettini di cervello e di cranio e toglierli da lì. Ma perché hai pensato? Li riattacco tutti insieme con l'attack. La super colla. Super colla. Col Bostic. Bostic. Gli dà due punti di sudore perché lei faceva la maglia. Come quella di Under Under. Ragazzi, io mi bevo si sciottini. Ragazzi, no, aspetta, uno non lo bevo. Vabbè, anche io, dai, dividiamo. Perché non abbiamo bevuto. Però io devo dire una cosa, Tu hai sbagliato. Cosa? Autista è una forma inversa di auto. Quindi, tu non l'hai reclamato. Ma io l'ho detto, autista. Non l'hai reclamato, non l'hai girato. Non l'ho girato, vabbè, niente. Quindi, dagli auto, questo qua te lo bevi tu. Ok. Io mi faccio l'attendato. No, tu non ti fai nulla. Ah, ho bevuto. Fatti l'attendato. Questo ti ha blastato. Ah, questo mi ha ucciso adesso. Come diciamo dalle mie parti. Non ho ben capito molto bene questa cosa del complotto. Ah. Non era una cosa del complotto, era semplicemente lui diceva che è stato ucciso. Da quelli che già comunque, cioè dal suo filoso. Lo sapeva, dice, da quel che ho capito, perché non l'ho capito. Io non l'ho capito. Mi sapeva che sarebbe morto. Non lo so. Sua moglie lo sapeva pure, non l'ho capito. Cioè... Ma dov'era Marilyn in tutto questo? Non c'era Marilyn. No, Marilyn stava trombando con Bobo, con Robert, non mi ricordo. Probabilmente. Forse Robert e Bobo lo stessa persona. Alla buon'anima di Kennedy. Bob Kennedy. Certo, Bob Kennedy, Robert da Robert. Sì, ovviamente sì. Comunque, io devo dire solamente una cosa. Sapete che ogni volta che facciamo un video, io ho un'opinione. Certo. Tranne questa volta. Io non so cosa c'è. Non so cosa dire. Quindi il nostro salotto mi sa che durerà poco, a meno che non voglia arrabbiare, qualcosa da dire. Non penso. Allora, il video si basava su un... Pac-Man, un attimo di attenzione a questa patatina. Avete visto altri video? Sapete che abbiamo questo quadro, noi abbiamo trovato la monnezza. Ecco, esatto. Oh, beh, dovrebbe tornare indietro, fallo tornare tu indietro. Sì, ma... Sei rotto! Game over! Per me me la mangio. È volato tipo di tutto. Allora, dicevo, il video è basato su un video, penso messicano, perché era in spagnolo. Ma questo è anche spagnolo. Anche spagnolo. Ma anche argentino, questo. No, secondo me era più messicano. Ho questa sensazione. Vabbè. Preso da questo video, questo video dimostra la morte di JFK per intero, diciamo. Sì. Ma è un video del 63 in cui le immagini sono indecifrabili. È un miracolo che siano a colori, nel 63. Appunto. Beh, esatto. Quindi parlare di gente che fa movimenti, pistole e cose varie. Sì. È un po' di lavorare abbastanza di fantasia, va? Perché si vede la manina, anche perché, se loro erano gli autisti, bara due scorte del presidente della First Lady. Anche loro hanno rischiato abbastanza, beh che c'è il cecchino. Ma a parte quello, loro è normale che siano armati, è normale che se il presidente va solo. Che body fat sono! Loro prendono la pistola e se la mettono in mano, è una cosa ovvia, anzi, se non l'avessero fatto, uno avrebbe detto, scusa, ma...
Cosa allora... pagano a fare? Esatto. Cioè, è normale. Scusami, cioè, devono proteggere il presidente e non hanno una pistola, un'arma. Cioè, come lo proteggono? A parte che in America a parole lo proteggono. Ah, sono i bodyguard, così, con le parole. Io quando andai a Los Angeles mi è stato detto, non so se poi, io non ho verificato, però questo è quello che mi sono detto all'arrivo di Los Angeles. Mi venne a prendere un mio amico, mi ha detto, stai attento perché una macchina su quattro Los Angeles ha un'arma nel cruscotto. Ho detto, ecco io. Perché molta gente, cioè, in America basta... Niente per avere un'arma, niente. Basta avere i soldi fondamentalmente. Beh, esatto, cioè, basta appunto andare lì. Ma anche legalmente, perché molti... Cioè... No, certo, ma lo sai perché, ma lo sai perché, forse hai ragione, lo sai, ma lo sai perché in America è molto semplice avere un'arma da perché fuoco. Perché è costituzionale? È un diritto della loro costituzione. Questa è una cosa assurda. In America tu basta che tu vai a bussare alla porta di una casa... Quello dice, tu andando, io ti sto sparando. Ma non sta scherzando. Ma non so se bussi. Soprattutto in Texas. Ma non so se bussi. Già se ti vedono nel giardino che non ti conosco. Ma anche nel quartiere. Possono uscire già con il fucile in mano e sono autorizzati perché è proprio da loro. Diritto loro. Cioè non gli puoi dire nemmeno, scusa, mi sono rotto la scarpa un secondo. Esatto. In America, o anche comunque nei paesi anglosassoni, questo è così il reato di trespassing. Sì. Mm-hmm. Reato. Poi tu pensa anche il postino che porta la lettera. Però lì hanno questa mentalità che tipo hanno... Infatti loro hanno la cassetta delle lettere... Appena fuori. Al limite. Cioè appena sì. Dentro l'orario ma quasi fuori, quindi... Sì, sì, infatti. C'è un confine tra l'uscita, cioè, tra dentro e fuori la loro gestito? Proprietà. Posso trovarsi con un proiettile nella cappa? Solo per lasciare una pizza. E infatti, se ti ricordi... Delivery Guy si cagava sempre addosso. 1, 2, 10. Ragazzi, chiudiamo qua, eh? Chiudiamo qua con sei sciottini. Vi ringraziamo della visione e ci rivediamo col prossimo episodio di Gimplotti. Ciao! Ciao!